Parla tifoso napoletano. Eccoci di nuovo qui, per portarvi le ultime novità direttamente da dietro le quinte del nostro amato club. Come sempre, il team è impegnato nella ricerca del miglioramento costante, con l'obiettivo di portare buoni risultati ai nostri appassionati tifosi. Prima di iniziare, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le novità del Napoli. Oggi parleremo di un movimento che sta sconvolgendo il mercato dei trasferimenti. Secondo le informazioni fornite dal direttore del Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, il Napoli avrebbe mostrato un forte interesse per Sulé, arrivando addirittura a farne richiesta alla Juventus. Proprio così, amici miei, sembra che Sulé sia nel mirino del Napoli, e Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli, non si è risparmiato nel chiedere 40 milioni di euro per il giocatore. Una cifra considerevole, senza dubbio, ma che dimostra la determinazione del Napoli nel rinforzare la rosa con talenti promettenti. La trattativa però potrebbe non essere così semplice come ci aspettavamo, in quanto la Juventus ha rifiutato l'inserimento di Zanoli nella trattativa. Adesso non ci resta che attendere gli sviluppi di questa vicenda e sperare che Sulé possa presto vestire la maglia azzurra. Ma le novità non finiscono qui, amici miei. Il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta già lavorando duramente per ricostruire la nostra squadra per la prossima stagione. E uno dei nomi che ha attirato la nostra attenzione è quello di Matias Sulé, che sta brillando nel Frosinone e appartiene alla Juventus. Sembra che siamo disposti a lanciare un attacco ai nostri rivali per assicurarci questo giovane talento argentino. Vedremo presto Sulé difendere i colori del Napoli? Lascia le tue opinioni nei commenti. Da segnalare inoltre il percorso del centrocampista francese Morgan Sanson, vicino al Napoli nelle stagioni precedenti. Secondo l'intermediario David Munar, Sanson avrebbe potuto essere un pezzo importante nella nostra squadra. E non solo, Munar ha elogiato anche Antonio Conte, sottolineando le sue qualità di allenatore e l'importanza di avere qualcuno capace di motivare i tifosi napoletani. È un vero peccato che questo trasferimento non sia andato a buon fine, ma chissà cosa riserva il futuro. Allora, cari tifosi, cosa ne pensate di questi movimenti dietro le quinte del Napoli? Ti piacerebbe vedere Sulé o Sanson nella nostra squadra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticate di lasciare un mi piace se vi è piaciuta questa novità. E, naturalmente, iscriviti al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Insieme, andiamo alla ricerca di grandi traguardi. Forza Napoli sempre!